Gianni, cosa ti aspetti, soprattutto cosa ti aspetti a questo punto della Mikhailichenko e della Dinamo Kiev? Mi aspetto quantomeno che fa un cambio e mette dentro un altro attaccante, perché lui di solito ha sempre giocato con due attaccanti. Stavolta non ha giocato il brasiliano Leandro, pensavo che giocasse questa partita a due punte, invece evidentemente non se l'è voluta giocare, si è messo dietro ed è stato punito. Per il momento aspetta ancora, vedremo poi se arriveranno i cambi. In particolar modo io vi ricordo Diogo Rincon potrebbe entrare per dare maggiore profondità al reparto offensivo, ma direi soprattutto Oleksandr Melashenko, giocatore classe 1978, che lo scorso anno è stato l'oggetto prezioso del mercato ed è arrivato dal Vorskla, con il quale aveva segnato 10 gol in 53 partite. Thuram ha raccolto questo pallone, tocco verso Montero, quindi Ferrara. E adesso prova a spingere la formazione bianconera con Tacchinardi. Vedi, loro non ti vengono a pressare alto, ti aspettano come linea difensiva all'altezza dell'area di rigore, quindi è strano che Mikhailichenko non si è voluto giocare questa gara, si è messo abbastanza guardingo. Staremo a vedere se metterà un altro attaccante per giocarsela un po' di più, almeno in questa seconda parte della gara. Pallone che è terminato in fallo laterale sul tentativo da parte dell'inquadrato Shatsky. Juve che può provare ancora con Davids, che ha girato verso Tacchinardi, poi Thuram. Andiamo a mettere Thuram, non c'è opposizione su di lui, il tocco per Camoranesi, buona la chiusura, possibilità per Kaczkiewicz, che prova ad andare, la sua verticalizzazione, ottima la scelta di tempo di Montero, poi Tacchinardi mette ordine, Thuram, ancora Tacchinardi. Quindi Davids vuole la verticalizzazione per Camoranesi, la chiusura di Desmacni, che ha toccato probabilmente proprio così, facendo il collaboratore di Stark. Adesso Nedved prova con il sinistro, Nedved in mezzo, il colpo di testa, non è finita la crobazia, pallone che termina al lato, ma altra splendida giocata, qui Di Vaio ha cercato un numero che forse era veramente troppo complicato, non l'aveva neanche presa male. No, assolutamente, è un numero d'alta scuola. D'altra parte, quello che è impressionante è la voglia di questa squadra di attaccare sempre, di cercare il gol in ogni momento. Secondo me è una Juve che sotto questo aspetto è devastante, non lascia niente al caso, questi automatismi sono abbastanza quasi perfetti. Pallone ancora profondo, ancora a cercare il movimento da parte di Baio, che cerca la verticalizzazione, poi palla in mezzo per Nedved, pallone che termina al lato, affittato il tocco dentro, poi invece andando in orizzontale, andando a trovare Nedved, e stiamo rivedendo il controllo, il destro, altra conclusione pericolosa, ma è sempre solo Juve. Sì, sempre solo Juve, tra l'altro da Nedved ci aspettiamo di tutto, secondo me è uno dei migliori in campo in senso assoluto, e in questa giocata addirittura mi aspettavo che fintasse di tirare, passava, portarsela un po' più sul destro, e certamente aveva la porta più centrale e la poteva inquadrare anche meglio. E poi dopo una prima parte di prima stagione così, con luci ed ombre, ovviamente anche per il discorso dell'ambientamento, con la maglia bianconera, adesso sembra veramente essersi preso questa maglia, ogni volta è sempre fra i migliori. Sì, assolutamente, lui tra l'altro è un giocatore che gioca anche sul piano emotivo, sulle sollecitazioni, e poi tatticamente si sente sicuro con Davids alle spalle, lui ha una grandissima stima di Del Piero, è un giocatore, è un leader di questa squadra. Lo ricordiamo protagonista agli europei del 96, poi arrivò alla Lazio e poi il passaggio in bianconero. Desmacni, tocco per Cernat che viene chiuso, Desmacni, arriva Thuram, poi è Ferrara che spazza via. Del Piero sta benissimo fisicamente, lavora benissimo anche questo pallone. E nella posizione proprio da trequartista, lui che c'ha inventiva, proprio da classico fantasista. Nedved che ha ricevuto la Di Vaio, ancora Nedved, altro movimento, Di Vaio, poi ancora Del Piero che difende questo pallone, l'intervento è regolare secondo Stark, prova a uscire adesso la formazione ucraina. C'è l'apertura verso Shatsky che cercava Gioane, il libero che si era spinto in avanti, è arrivata la chiusura. Si ricomincia dal possesso di palla di Camoranesi, che va a cercare subito la profondità verso Di Vaio, l'intervento in chiusura, poi Nesmacni che allontana, pallone da gestire senza rischiare, ci pensa Ferrara, poi Buffon
Adesso Montero, Tacchinardi, Ferrara che vi ricorda è l'unico ammonito di una gara molto molto corretta. Tra l'altro Ferrara è un pilastro, sembra che gli anni per lui non passino mai, ha un fisico e una condizione atletica di un ventenne che gioca con l'esperienza di un 35enne. Giocatore che è stato sempre importante per questa Juve, adesso lo è ancora di più con l'arrivo di tanti giovani. Importante anche Di Baio che è andato con quest'altra accelerazione a trovare questo calcio d'angolo e sale Nedved, come vedete, a sfruttare il tiro dalla bandierina 7-2, si allarga la forbice fra le due squadre per quanto riguarda la statistica dei calci d'angolo. Ci sono 5 bianconeri al centro dell'area pronti a sfruttare questa battuta, pallone messo in mezzo senza difficoltà, raccoglie Impresa, Reba prova subito a impostare, Reba ex CSKA di Kiev. Vi dicevo della stagione a luci ed ombre fino a questo momento per quanto riguarda la formazione di Kalishenko, poi in ritardo in campionato a quota 20, meno 6 dal Dnipro, meno 3 da Arsenal Kiev e Shakhtar. Dovrebbe essere quarta in classifica. È quarta in classifica, sì, esattamente quarta in classifica. Ha passato due turni per quanto riguarda la Coppa Nazionale senza faticare particolarmente. Ha vinto prima contro l'Energetic di Bushtin con un gol di Cernat, poi contro il Polista Zotmir, nomi che francamente ci dicono poco. 4-0 anche in quell'occasione, ha passato il turno. Attenzione all'opportunità ancora per la Juve, siamo 4 contro 4, pallone in mezzo a Nedved. Ancora la possibilità per Nedved, palo! Si salva la Dinamo Kiev. Ma che cosa aveva fatto ancora una volta Nedved, non è finita, Tacchinardi con il destro, Ioane che prova ad allontanare, la diga non regge, prova ancora Nedved, pallone messo in mezzo, colpo di testa a rete, 3-0, ancora Marco Di Baio. Una grandissima Juve che non gli dà respiro a questa squadra, una Juve che non molla niente, una squadra veramente devastante, guarda, incredibile. D'altra parte sta giocando a mille in una maniera veramente entusiasmante. Spettacolo allo stato puro al Delle Alpi, Lippi può fumare ma credo davvero senza nessun nervosismo. Il cross di Nedved, il colpo di testa di Di Baio e Nedved che qualche istante prima aveva avuto l'occasione per il 3-0, si era salvato grazie al palo Reba, adesso però nulla ha potuto, non regge la diga della formazione ucraina, è solo Juve 3-0. Noi non vorremmo esagerare con le iperboli assolutamente in questa situazione, non vogliamo esagerare, ma credo che veramente stiamo assistendo a una partita di qualità davvero eccelsa, sì, per quanto riguarda ovviamente la formazione del Colletti. Sì, ma la verità è che quando una squadra gioca con entusiasmo, che si diverte, quando una squadra è compatta, la vedi subito nei movimenti, si aiutano tra di loro, uno è pronto a sacrificarsi per l'altro, è importantissimo e quindi viene tutto facile. Attenzione alla possibilità, Kaczkiewicz, pallone in mezzo, fuori gioco, qui tra l'altro ho qualche dubbio, questo era un pallone che poteva comunque diventare pericoloso. Era uno dei tagli che parlavamo durante il primo eccolo tempo. Eccolo qui, credo di aver visto bene, questo è il momento del passaggio, non c'era assolutamente il fuorigioco da parte di Shatskik. Si salva in questa circostanza la Juve, si rimane sul risultato di 3-0, provano ancora con Nedved di bianconeri. Serata davvero di grandissima qualità tecnica per la formazione di Lippi. Un'altra serata nella quale stanno succedendo tante cose positive anche a livello individuale, Del Piero con il suo record, Di Baio che è arrivato a 14 gol adesso in Europa, ha trovato due gol e ricordiamo era praticamente un mese che non segnava, era dal 25 di agosto, dalla partita di Tripoli Supercoppa Italiana, e dunque è una serata molto molto positiva, chissà che non ci possa essere anche spazio magari per Trezeguet, sarebbe un'altra nota lieta. Ma infatti io mi stavo permettendo di anticiparti dicendo proprio che l'assenza di Trezeguet è importantissima, una squadra che tra l'altro tra lui e Del Piero l'anno scorso hanno fatto il 75% dei gol sia in campionato che in Champions League, un attaccante importantissimo e Di Baio non lo sta facendo rimpiangere. E certamente con un attacco così la possibilità, mentre stiamo rivedendo ancora l'occasione precedente con Nedved, forse uno fra Salas e Zalaceta, anche se ovviamente la Juve è impegnata su tre fronti, però magari uno dei due potrebbe anche partire. Ma io ti dico la verità, penso di no, conoscendo la mentalità di Lippi, la Juventus vuole vincere tutto, la Juventus è nata per vincere, la Juventus è la,
è il club più decorato d'Italia, quindi avere un attaccante in più assolutamente importante. 10 minuti sul cronometro del secondo tempo, 3-0, Nedved, altro pallone in profondità verso Davids, ancora Davids, difende questo pallone, poi ancora il numero, l'accelerazione, cross di Davids, Ioane che allontana di prima intenzione senza paura e adesso prova a uscire da Dinamo Kiev. Era stato bellissimo il dribbling secco su Sablic da parte di Davids. Il gioco è fermo, si riprende con il calcio di punizione per la Dinamo. Io andrei per un attimo, mentre stiamo rivedendo ancora il numero da parte di Davids, con il numero su Sablic e su Kusin. Andrei per un attimo ad Andrea Paventi. Che atmosfera si respira dalle parti di Lippi? Tutto mi sembra assolutamente tranquillo, Andrea. Sì, assolutamente tranquillo, e poi un'atmosfera di grande soddisfazione, perché come si è rivolto qualche minuto fa alla panchina, la Juventus sta facendo esattamente quello che lui gli aveva detto di fare in fase di organizzazione e di impostazione della gara negli spogliatoi, quindi una partita praticamente perfetta della squadra di Lippi. Nuova possibilità, addirittura Montero che ha ricevuto da Nedved il pallone per Del Piero, ancora tocco di ritorno per Montero, poi l'intervento in chiusura da parte di Sablic. Arriva a dare una mano Camoranesi, numero di Camoranesi, prova a entrare Camoranesi, ancora lui, poi solo per un attimo non trova la battuta, si salva con Gusin, la Dinamo Kiev, nuovo intervento da parte di Leko, vediamo se c'è la possibilità adesso per la formazione di Michalichenko, che prova a salire con Ioane, il libero che si è staccato, c'è Thuram su di lui, Ioane si accentra, ancora Ioane prova ad allargare, ma il pallone è assolutamente prevedibile, e allora c'è la possibilità nuovamente per Moretti per ripartire. Partita velocissima, davvero molto godibile. Prova ancora la Juve sull'altro fronte, attenzione all'uno contro uno, vediamo se c'è la possibilità di cross da parte del Piero, poi Nedved, pallone messo in mezzo, colpo di testa di Sablic che allontana, intanto Inzaghi, terzo gol per il Milan, che serata per il calcio italiano. Era parecchio tempo che il calcio italiano non ci proponeva in generale proprio queste emozioni. Speriamo che Roma e Inter non siano da meno domani sera. Prova a spingere ancora la Dinamo. Pallone in mezzo, Thuram in due tempi, allontana. Quell'intervento da parte di Kaczkiewicz, è falloso, si riprenderà con il calcio di punizione. Spinta su Tacchinardi, la andiamo a rivedere. Eccola qui. 12 minuti sul cronometro del secondo tempo, 3-0. Juve che ha iniziato questo secondo tempo come se dovesse rimontare, invece sì, era già in vantaggio per 2-0. Effettivamente a ritmi vertiginosi, noi ci aspettavamo una Juve che volesse chiudere la gara immediatamente e non mi aspettavo assolutamente una Juve che giocasse con questo ritmo molto alto per 45 minuti più i 12 minuti fino a questo momento. Kaczkiewicz che prova a far venire avanti ancora Pev, si accentra il bulgaro, il cross con il sinistro, cercava Shatskik, poi Tacchinardi, pallone che viene fatto girare bene Camoranesi, c'è la sovrapposizione di Thuram sul suo lato, Camoranesi però qui è un po' lento sul ritorno di Cernat, difende comunque con grande autorità il pallone Davids. Sì, lui ha fatto bene perché Thuram è andato in sovrapposizione su di lui sulla fascia destra, lui l'ha chiusa questa palla, se l'è portata verso il centro, forse avrebbe dovuto scambiare con la punta con Di Vaio e che fare l'1-2, invece ha preferito giocarla lateralmente a Davids, una palla abbastanza semplice e abbastanza di scarico. Intanto è stato bravo Kusin, il capitano della Dinamo, che ha chiuso sul tentativo di verticalizzazione da parte di Edgar Davids. Intanto arriva un nuovo fischio arbitrale, ci ha battuto il calcio di punizione, c'è Shatskik che difende questo pallone, poi viene fatto girare Kusin, Cernat e qui va in difficoltà sulla pressione di Tacchinardi, si salva in qualche modo la difesa della Dinamo, poi Nesbacni che lavora bene questo pallone, poi il tocco dentro ancora per Shatskik, è arrivata la chiusura, alla fine Thuram completare il disimpegno, Camoranesi, ancora Thuram davvero sul velluto adesso. Sì, giocano con una facilità veramente irrisoria, una squadra come dicevo prima che gioca a memoria, d'altra parte questi risultati non si ottengono così per caso, una squadra questa che è nata così già l'anno scorso, una squadra rivoluzionata per aprire un ciclo vincente e sta dimostrando che la società aveva visto bene, l'avvocato Agnelli, i fratelli Agnelli avevano sposato questo progetto e chiaramente dando tutto nelle mani della triade Bettega, Giraudo, Moggi, oggi stanno ottenendo i risultati che loro si erano prefissi. Ferrara che difende questo pallone, Tacchinardi, Davids,
Tra l'altro questo risultato conferma ampiamente il trend delle ultime gare, la tendenza delle ultime gare in Champions League per quanto riguarda queste due squadre. Mi riferisco al fatto che la Juve nelle ultime 6 gare interne ha ottenuto 5 vittorie e un pareggio, non perde dalla serata davvero molto disgraziata con l'Hamburgo, lo ricorderete. Attenzione adesso al possesso di palla per Kaczkiewicz, in gira intorno Nesmaczny, ancora Nesmaczny, uno contro uno con Thuram, grande intervento di Thuram. E per completare la statistica invece potrebbe essere la 7ª sconfitta consecutiva fuori casa in Champions per la Dinamo. Thuram sembrava inarrestabile, l'intervento è falloso ma l'arbitro lascia proseguire e ci sono i fischi delle Alpi. L'arbitro non ha visto il fallo di Gusin e adesso bisogna stare attenti alla possibilità in contropiede per gli ucraini. Prova ancora Cernat, pallone messo in mezzo per Shatkik, Buffon che dice di no. E poi completato il disimpegno da Ferrara, bella azione questa da parte della formazione ucraina, anche se rimane il sospetto per un fallo non rilevato. Sì, assolutamente, anche perché dalla parte opposta chiaramente la telecamera non poteva inquadrarla. L'azione si era svolta da Thuram a destra, ma dalla parte opposta Nedved era già partito pronto a ricevere. Quando Thuram ha subito il fallo, Nedved è dovuto rientrare e chiaramente era già pronto per marcare. Io vi ricordo che al termine della partita, intanto Davids recupera un nuovo pallone, quindi Tacchinardi, ve lo dico fra un attimo perché la Juve è davvero scatenata ancora una volta, c'era probabilmente un fallo su Tacchinardi, Davids però va avanti da solo, viene fermato, sarà un intervento su Tacchinardi a palla lontana, intanto Cernat, l'intervento qui è falloso e arriva il giallo per Tacchinardi, secondo ammonito della gara dopo Ferrara. Nessuno dei due era diffidato, dunque nessun problema in vista della sfida di martedì prossimo. Io vi ricordo ancora su stream martedì sera Juventus Newcastle, ammonizione per Tacchinardi. Vi ricordo anche che al termine della partita coloro che vorranno vedere il Milan impegnato alla Corugna potranno rimanere sul canale calcio, mentre qui intanto rivediamo la grande parata di Buffon sul colpo di testa di Shatkik, mentre sul canale sport ovviamente Fabio Guadagnini, però con collegamenti dalla Corugna, da Torino e da tutti i campi della Champions League, continuerà a parlare di Champions e andremo a sentire i protagonisti, ovviamente Marcello Lippi e i principali protagonisti della Juve in una serata che, insomma, se non cambieranno gli scenari, mi sembra francamente abbastanza impensabile, sarà una serata di festa per la Juve. Tacchinardi, pallone difeso bene dal Piero, c'è la chiusura su di lui, apertura per Alex Del Piero, bisogna evitare qualsiasi scintilla. Sì, infatti io prima per la verità ero un po' perplesso su quella ammonizione di Tacchinardi, che sta giocando molto ma molto bene e quindi lui dovrebbe un po' gestire la sua voglia di dimostrare quanto di buono sta facendo. Attenzione a Thuram, il sinistro che viene ribattuto, era riuscito a inserirsi su questa traiettoria. Ha fatto bene comunque a ricordarlo Gianni, in questa situazione di punteggio la Juve non si deve assolutamente innervosire. No, non vale la pena, anche perché Tacchinardi è un giocatore importante. Attenzione a Davids, il sinistro, pallone che termina largo, stavolta non ci sono davvero problemi per Reva. Io vi ricordo che è stato ammonito Tacchinardi nel primo tempo Ferrara, sono ammonizioni però leggere per così dire, i due non erano diffidati, l'unico diffidato in campo è Nesmaczny. Ma io mi sono soffermato su Tacchinardi perché successivamente l'ho visto entrare molto duro sull'Eco. Ecco perché dicevo Tacchinardi, poi chiaramente lo stesso Del Piero. Adesso bisogna stare tranquilli, gestire il risultato. Pallone profondo intanto 4-0 del Milan, che serata. Intervento di Ferrara, bravissimo in chiusura, poi possibilità ancora per questa verticalizzazione verso Nedved. Poi ancora il tocco, attenzione ancora Di Baio, che difende questo pallone, c'è anche Del Piero, conclusione che termina alta, l'inquadratura ancora per Marco Di Baio, qui forse poteva anche provare a pescare Del Piero, ha provato invece l'azione personale che rivediamo. Sì, perché tra l'altro lui aveva fatto un movimento eccezionale a centrocampo, palla a Moretti, lui era andato incontro a Moretti, intanto Nedved era partito sulla sinistra, quindi praticamente aveva fatto una specie di elastico, poi l'ha ricevuta per la seconda volta e ha tentato di andare a rete, quindi perché era in progressione e voleva concludere lui. Vedo dei movimenti dalle parti della panchina della Juve, ma la cosa che volevo sottolineare, che più mi colpisce, è l'immobilismo di Mykhailichenko. Insomma, continuano a scaldarsi i giocatori ucraini. Abbastanza incredibile che in una situazione del genere, sotto di 3 gol e con delle difficoltà oggettive, perché sta rischiando ripetutamente il quarto gol,
il tecnico ucraino non voglia fare cambi qui. Attenzione perché Sablic si stava complicando la vita, rinvio di Reva, andiamo a bordo campo, Andrea Paventi. Sì, sta per entrare Igor Tudor, Libby ha detto devi giocare davanti la difesa e prendere il posto di Tacchinardi. E dunque presenza importante, attenzione, tanto al sinistro che termina largo la parte di Gusin. Cosa cambia con il rientro di Tudor al posto di Tacchinardi, Gianni? Guarda, per me Tudor in assoluto è il migliore difensore centrale che c'è in giro, senza adesso esagerare, per il mondo. Però giocando davanti alla difesa è un giocatore intelligente che c'ha calcio, va su bene di testa, gioca sul corto e gioca sul lungo. Diventa un giocatore importante che può chiaramente fare da barriera alla linea difensiva e quindi Lippi lo ha trasformato in questo ruolo. E non ci dimentichiamo quanto è stato decisivo nella conclusione dello scorso campionato. Intanto mi dicono sempre dal coordinamento che Inzaghi ne ha fatti 3 nel 4-0, ovviamente parziale del Milan alla Corugna. Seguiamo l'azione per gli ucraini, momento magico per Alex Del Piero e per Pippo Inzaghi, buone notizie per Trapattoni, prova ad andare Kaczkiewicz, tentativo di dai e vai, anche Nesmacny stava cercando di controllare questo pallone, arriva però Ferrara, grande autorità, grande mestiere da parte sua. Pallone difeso da Camoranesi e qui rischia qualcosa con Nesmacny. Vorrei sottolineare anche la partita di Camoranesi che per essere un uovo mi sembra che si sia inserito a tempo di record. Sì, perché è un tecnico, è rapido, punta l'uomo, lo salta, ti fa portare sempre la squadra in superiorità numerica, è un buon contropiedista. Certo, se riuscisse a fare qualche taglio di più nella zona centrale sarebbe ancora più pericoloso. Cernat uno contro uno con Thuram che non gli dà però spazi, non gli dà punti di riferimento, poi però il pallone interessante per Nesmacny, la chiusura di Thuram che è riuscito a rinvenire sul giocatore, ha recuperato benissimo il tocco verso Nedved, l'apertura, anche una botta su Nedved, potrebbero esserci provvedimenti, attenzione a Davids, prova il numero Davids, ancora Davids, Davids, Edgar Davids, 4-0, un'azione straordinaria. Incredibile, incredibile, perché con Nedved a 1000, Davids non saprei dire, a 10.000, a 10.000 all'ora, una squadra, io non so da dove prende tutte queste energie, una forza, una velocità, una rapidità, una voglia di vincere, non gli passavano 3 gol, hanno fatto in quarto, ma con una prepotenza veramente da grande squadra. Impressionante la Juve di stasera, stiamo vedendo la conclusione davvero perfetta di Davids, che ha fatto 50 metri di corsa, è riuscito a superare Pev dopo aver battuto il portiere Reva e adesso c'è il cambio, fuori Tacchinardi, dentro Tudor. Cos'altro aggiungere, Gianni? Qui siamo vicini alla perfezione per certi versi, cioè nel progetto tattico di Lippi, nell'idea di partita che aveva Lippi, avremo modo ovviamente dopo di parlare proprio con il tecnico toscano della Juve, credo che difficilmente si potesse immaginare qualcosa di diverso. No, assolutamente no, anche perché vedi, riesce a trovare spazi per andare in profondità, anche Davici che tra l'altro nel suo score di gol, lui ne fa uno all'anno e intanto quest'anno ha incominciato bene. Intanto avete visto ancora il replay dell'intervento di Leko su Nedved, Leko che è stato ammonito, terzo ammonito della gara dopo Ferrara e Tacchinardi, fuori proprio Tacchinardi, dentro Tudor. Io tornerei da Andrea Paventi che vedo vicinissimo a Lippi, proprio clima di festa ormai. Sì, assolutamente clima di festa, poi consigli, anche suggerimenti a Tacchinardi adesso che c'è stato il cambio da parte di Lippi, davvero il tecnico di Viareggio tiene in considerazione tutti e d'altronde la squadra sta facendo esattamente quello che lui gli aveva chiesto, forse probabilmente anche qualcosa in più. È stato il primo intervento di Tudor, già un intervento positivo al centrocampo, sono adesso gli ucraini che provano ad uscire e io continuo a sottolineare quello che dicevo qualche minuto fa, lo dicevamo sul 2-0, lo dicevamo anche sul 3-0, è abbastanza incredibile che Mikhailichenko continui a non cambiare nulla. Sì, ma evidentemente vedi la scuola che lui ha avuto con Lobanovskyj, che tra l'altro gli ha fatto da assistente per tantissimi anni, evidentemente lui ha preso dal grande maestro anche questo, l'immobilismo. Io mi meraviglio perché tra l'altro è una squadra, è una multinazionale, ha 11 stranieri, quindi pensavo che oltre la scuola avessero portato anche un po' una mentalità diversa, invece niente. Nedved che difende questo pallone, il gol di Davids è il terzo nella sua storia in Champions League, 52 presenze ma è il primo con la maglia della Juve, adesso Davids può dire di aver segnato in Champions League con tutte e tre le squadre con le quali l'ha affrontata, dunque Ajax, Milan, solo 4 partite però con i rossoneri e Juve.
Ancora Nedved che difende questo pallone, adesso è calata in maniera impressionante anche proprio la tensione agonistica da parte degli ucraini, che non vedono probabilmente soltanto l'ora di sentire il fischio finale da parte del direttore di gara affinché questa partita finisca al più presto. Del resto, se nel primo tempo per qualche minuto la Dinamo si era proposta anche con pericolosità dopo il gol dell'1-0, nella ripresa è crollata completamente. Mentre intanto avete visto che finalmente Melashenko è pronto ad entrare. Dunque finalmente arriverà questo cambio, però direi decisamente troppo tardi. È un cambio che tra l'altro non ha senso. Tra l'altro questo è un giocatore che è l'idolo della tifoseria, è la vera stella di questa squadra. È un po' trascurato perché qualche volta preferiscono far giocare addirittura Leandro a posto suo, che tra l'altro Leandro non è mai stato un uomo gol. Esce Kaczkiewicz, mentre qui stiamo rivedendo ancora il terzo gol di Davids nella sua storia di Champions League, vi ricordo, in 52 gare. Fuori Kaczkiewicz, dentro maglia numero 7, Oleksandr Melashenko. Vedremo cosa potrà dare, potrebbe anche cambiare qualcosa tatticamente. Adesso ci sono due punte vere, ovviamente, Melashenko e Kaczkiewicz. Ma questa è la dimostrazione di un'impostazione tattica molto ma molto attendistica. Questo è un difensore che aveva giocato all'inizio al posto di un attaccante, e lui sul 4-0, attenzione a Nedved, pallone messo in mezzo, vai pure, e lui sul 4-0 ha tirato via il difensore per mettere l'attaccante. Allora al limite sarebbe stato un po' più giusto farlo sull'1-0, sul 2-0, invece sul 4-0 secondo me non ha senso. Per Melashenko fino a questo momento un gol in campionato e un gol anche in Coppa d'Ucraina nel 4-0 fuori casa contro il polista Zitomir del secondo turno, siglato il gol del 2-0. Poi ancora Shatkik e Idahor hanno completato dopo il vantaggio iniziale di Leandro. Davids arriva per un attimo Cernat, l'intervento è chiaramente irregolare, si riprenderà con il calcio di punizione per la Dinamo. Nuovo cambio ed è un momento importante perché sta per rientrare David Trezeguet. Momento che vorrei si raccontasse il nostro Andrea Paventi da bordo campo, un momento che i tifosi della Juve aspettavano da un po' di tempo. Fuori Di Baio, dentro Trezeguet, sono due protagonisti della serata, Andrea. Sì, beh, i tifosi della Juventus lo aspettavano dal 31 luglio, giorno dell'infortunio, pacche sulla spalla da parte di tutti i giocatori della panchina per David Trezeguet, che avrà un compito importante adesso, veramente non far rimpiangere Marco Di Baio. Vabbè, le qualità non mancano, seguiamo la possibilità per un attimo soltanto però per la Dinamo Kiev. Il pallone non è arrivato a Shatsik, poi Thuram che prova ad uscire, la verticalizzazione verso il nuovo entrato, arriva la chiusura da parte di Ioane, bravo qui il rumeno Desmacni. Quindi Cernat nel primo tempo ha giocato buoni palloni, nella ripresa è calato come un po' tutto il resto della squadra. Ferrara, pallone che viene fatto girare senza difficoltà. Moretti e Nedved, Montero sono già pronti a ricevere. Prima Ferrara e poi Thuram. Eccoli qui, Thuram. Si fa vedere Tudor e riceve, tocco di prima verso Del Piero. Viene fermato dall'intervento di Gavrancic e sarà calcio di punizione ancora per la Juve. E a proposito del cambio di... Attenzione al pallone in mezzo, è arrivata già la chiusura. Sono sempre pericolosissimi in area di rigore. Sì, dicevo, a proposito del cambio con Trezeguet, la dimostrazione che Lippi è sempre equilibrato anche nei cambi. Non è che ha tentato di giocare con tre attaccanti, ha preferito lasciare sempre le cose come stanno. Parte Del Piero, pallone messo in mezzo, vuoto Reva. Poi non arriva nessuno, arriva addirittura Shatskik, che si difende dall'assalto di Davids. Chiama in causa Reva che rischia non poco, pallone che termina direttamente in palo laterale. Adesso anche sul piano strettamente tecnico stanno emergendo un po' le pecche della formazione ucraina. Chiaro che questa non è la migliore Dinamo, è in un momento psicologico drammatico la formazione di Mikhailichenko, però insomma adesso stiamo cominciando a vedere svarioni piuttosto pesanti. Sì, è anche una questione morale, sai, quando sei sotto di 4-0 è chiaramente è una condanna che ti porti dietro. Mentre la Juve adesso vedi gioca di qualità, gioca di fino, e mi sembra anche giusto non forzare più di tanto. Tudor cerca Davids, buono l'intervento in chiusura, vediamo se c'è la possibilità per la ripartenza con 5 uomini da parte della formazione ucraina. Il tocco verso Leko,
L'eco che pesca Menashenko, il controllo Menashenko, prova il destro, poi pallone che rimane lì, arriva Moretti. E comunque prima iniziativa del nuovo entrato, Menashenko almeno ci ha provato. Sì, ci ha provato, ha fatto movimento, certamente tiene un po' più impegnata la retroguardia bianconera, non più di tanto perché adesso la squadra è molto, molto equilibrata dietro, sono tranquilli, sicuri, quindi anche per lui sarà difficile entrare nella linea difensiva. E intanto arriva l'intervento arbitrale, pronto ad entrare Baiocco, credo al posto di Montero nella Juve. Eccolo qui, il cambio che sta per arrivare, mentre abbiamo rivisto qualche istante fa l'intervento di Davids. È chiaro che questo cambio porterà Tudor a fare il centrale difensivo. Tudor, che quello è il suo ruolo originario, anche se a mio avviso può giocare davanti alla difesa, è molto bene, molto meglio però centrale difensivo, è una grandissima sicurezza. Quindi ricapitolando, ovviamente Thuram e Moretti rimangono esterni dietro, Ferrara e Tudor centrali di difesa, e poi c'è ovviamente Baiocco accanto a Davids con Camoranesi, poi ovviamente Nedved, Del Piero e Trezeguet, ma qui ci riferiamo al reparto avanzato. Prova a spingere con le poche energie, direi anche nervose, anche psicologiche rimaste la formazione ucraina. Ancora Nedved a lottare su questo pallone. Si ricomincia da Ghioane, che esce con autorità. Bravo qui il rumeno. Cernat, buono il dive, ancora Ghioane. La chiusura da parte di Ferrara, situazione che si sta facendo insidiosa per la difesa della Juve. Thuram, che è tornato sull'argomento della sua posizione in campo nelle ore immediatamente precedenti alla gara, ha detto: io preferisco ormai giocare da laterale, anche se in passato ho giocato con grandissimo profitto da centrale. Ed è tornato anche sul discorso di Cannavaro, dice di avergli parlato, ha detto: è chiaro che un giocatore del genere può dare molto anche sulla fascia, io però lo preferisco centrale. Questo però è un problema, e che bel problema per lui. Luigi, c'è una gran bella differenza, Thuram ha giocato in nazionale francese proprio esterno a destra, Cannavaro in nazionale italiana non ha mai giocato esterno, sempre giocato centrale. Io, per quello che posso intendermi di calcio, per me Cannavaro è uno dei più forti centrali del mondo, lo preferisco centrale perché ha una visione di 360 gradi e non può fare il terzino destro. Anche Thuram lo preferisce centrale, almeno a giudicare dalle dichiarazioni delle ore scorse. Possesso di palla per la Juve, che prova, non c'è ovviamente adesso davvero nessuna fretta, bisogna soltanto gestire il risultato. Ancora una bella iniziativa, in mezzo ci sono tre terminali, il tocco per Nedved, pallone che si trasforma in un assist per Camoranesi, è arrivata la chiusura, Cernat ha dato una mano, prova ad uscire ancora la formazione di Michailichenko, si fa vedere Menashenko ma viene ignorato, poi Desbacny comunque se la cava, poi lo scambio con Gusin che va per linee centrali, e poi c'è la possibilità ancora per l'avanzata. Attenzione perché davanti c'è Menashenko che poteva essere servito a Thuram, consegna il pallone a Menashenko che riapre verso Cernat, sinistro di Cernat, Buffon senza difficoltà, mentre c'era comunque la copertura di Ferrara, stiamo rivedendo Ferrara che stava comunque controllando un possibile intervento di Menashenko. Sì, comunque era una palla velenosa che Cernat l'ha messa molto bene dentro, bastava dargli un po' più di giro ed era una palla velenosissima. Attenzione, siamo già dall'altra parte, Davids non ha visto Nedved qui, poi è andato a cercare Trezeguet, chissà che non abbia proprio voluto cercare apposta il francese. In realtà qui Nedved era salito molto molto bene a sinistra, mentre il lato di Trezeguet era un pochino più coperto, ha provato comunque il cross, pallone che è terminato sul fondo. Trezeguet che rimarrà molto probabilmente un sogno proibito per l'Arsenal, che almeno sentire Radio Mercato ha offerto cifre davvero importanti, intorno ai 50 milioni di euro. Sarebbe chiaramente nella prospettiva di Arsène Wenger un altro puntello di grandissima qualità per il suo attacco. La Juve ha risposto sempre di no, e come dare torto ovviamente alla formazione bianconera. Thuram, tocco per Davids, poi di prima verso Nedved, ha rischiato qualcosa qui Tudor. Nedved, ancora straordinario Nedved, la conclusione a rete, 5-0 Pavel Nedved. Che serata, Gianni. Sì, una roba veramente entusiasmante. Si è portato una palla di testa, l'ha andato a prendere tra l'altro proprio tra i piedi dell'avversario, con una grinta, con una voglia. Questo è un giocatore formidabile, io non so, guarda, veramente non ho mai visto giocare un giocatore con questa rapidità, con queste accelerazioni, con queste scorribande. È un
un turbo, come ti dicevo prima, nel motore di questa Juventus, che è una Ferrari, veramente una Ferrari. Guarda come combatte su questo pallone, lo strappa letteralmente da Pep e poi il sinistro, pallone preciso, potente, guarda, guarda che conclusione. Ma non bisogna dimenticare che la conclusione è arrivata dopo una corsa di qualche metro e dopo aver rubato il pallone a Pev, quindi teoricamente poteva anche essere stanco, poteva anche essere impreciso, certo. Nella sua conclusione Pavel Nedved ha messo dentro il gol del 5-0 e anche per lui è il primo sigillo in questa stagione 2002-2003. Io credo che stasera il Milan, a giudicare da quanto ci dicono che sta succedendo in Spagna, e la Juventus non stanno soltanto semplificandosi la strada in Champions, ma stanno dando anche un grosso segnale all'Inter e a tutte le altre possibili protagoniste per il campionato. Ma dopo i mondiali, per la verità, noi speravamo e aspettavamo proprio queste risposte dai grandi club come la Juventus e come il Milan, e speriamo anche per la stessa Inter e per la Roma, perché noi abbiamo dei grandi attaccanti e mi sembra anche giusto che riusciamo a fare un calcio offensivo, un calcio fatto di allegria, di piacere, come sta facendo la Juventus stasera, che tra l'altro è una Juve dai mille volti. Adesso io vedevo a centrocampo Davids che fa il centrale davanti alla difesa, con un interscambio con lo stesso Baiocco che ha sempre fatto il centrocampista predatore, catturatore di palloni. Ancora lui, Davids, si è andato a proporre, è andato a prendersi il fallo, un nuovo marcatore dunque in questo avvio di stagione bianconera. Anche Pavel Nedved, proprio come Di Baio e Davids, ha trovato il suo primo gol della stagione questa sera. Avevano già segnato per la Juve, vi ricordo, Camoranesi, Fresi, ovviamente Alex Del Piero, Gucin, che riesce a girare. Davanti c'è larghissima sinistra Melashenko, in posizione centrale Cernat. Vediamo se arriva in qualche modo questo pallone. Sempre però molto lenta l'iniziativa da parte di Pev, Moretti, poi Davids, Tudor che completa, pallone per Nedved, altra possibilità, ci sono Del Piero e Trezeguet davanti, Nedved prova ad andare, c'è Chioane su di lui, il tocco per Del Piero che prova la conclusione con il destro, ha risposto però la difesa della Dinamo, una volta senza rischiare, con Sablic. Nuovamente Thuram, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara, partita che continua a regalarci emozioni. Thuram andava a cercare Trezeguet, pallone allontanato, ancora Thuram, c'è Davids che poteva ricevere, Thuram invece preferisce ancora una volta andare dentro, tocco per Trezeguet, controllo di Trezeguet, destro e risposta in due tempi di Reba. Ci mancava solo il gol di Trezeguet stasera, Gianni. Sì, Trezeguet tra l'altro penso che ci abbia dato una risposta importante, perché sta bene fisicamente, corre su tutti i palloni, fa movimenti, e la voglia anche lui di cercare il gol ti dimostra che entrerà presto in forma. Pallone dalle parti di Pev, che deve fare una gran corsa per salvarlo da un possibile fallo laterale a favore della Juve. Moretti, anticipato la Melashenko, c'è la spinta, si riprende con il calcio di punizione per la Dinamo, già battuta. Sono ancora i ragazzi di Michalischenko a impostare, ma non granché, Nesmasny qui, poi Cernat, forse c'era fallo di Thuram proprio sotto gli occhi di Stark, ha rischiato anche qualcosa secondo me qui Thuram, l'intervento non era cattivo, di pura foga agonistica, lo stiamo rivedendo, però proprio sotto gli occhi dell'arbitro, intelligente a mio avviso anche Stark. Sarà calcio di punizione per la Dinamo, stiamo rivedendo ancora una volta l'intervento su Cernat, che nel primo tempo ha giocato una buona partita, poi si è completamente spento nella seconda frazione. Qui arriva ovviamente ancora una volta Nedved in anticipo su Pev, davanti ci sono Del Piero e Trezeguet, ancora Nedved preferisce tornare sul destro, poi va a servire Davids, altra grande giocata, Davids prova ad andare, ancora Davids sul sinistro, Davids e pallone che termina fuori con l'intervento di Reva in campo aperto, ancora una volta Davids. Guarda, ce lo gustiamo al replay, Gian. Sì, se avesse fatto questo gol Davids veramente sarebbe stato magnifica a dir poco, perché lui una doppietta forse se l'ha sempre sognata. Grande risposta di Reva qui, che ha messo in calcio d'angolo, e questa è l'espressione di Davids. Avremmo gridato al miracolo. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio d'angolo da parte di Del Piero, pallone messo in mezzo, pericolo, quasi arrivava l'autogol, il colpo di testa da parte di Sablic con la risposta.
senza difficoltà di Reva. Fortuna della Dinamo era piuttosto centrale. Stiamo vedendo la grafica, 5-0, due gol di Di Baio, poi Del Piero, Davids e Nedved in una partita che non ha praticamente mai avuto storia. Bisogna ricordare per onestà la grande occasione per la Dinamo sull'1-0, l'occasione con Kaczkiewicz che poteva riportare subito in parità gli ospiti, ma dal 2-0 in poi praticamente non c'è stata più storia. Nesmacny, poi la verticalizzazione di Kuzin, Nelaschenko, conclusione che termina largamente in out da parte di Leko. Fischi per Leko, ma l'impressione è davvero che i giocatori della Dinamo aspettino solo il fischio finale di una partita che si è risolta veramente in una disfatta. Eccolo qua Mikhailishenko, vi ricordo per lui uno scudetto al primo anno nel 90-91 a Genova con la Samp, con Boscova allenatore, Vialli e Mancini in campo. Continua così la tradizione negativa della Dinamo Kiev contro le squadre italiane. Questa è la sesta sconfitta in 9 gare. In questo momento il bilancio è di 4 gol realizzati e 16 gol subiti, conteggiando anche i 5 della Juve di stasera. Pronto Thuram. Per la Juve invece terza vittoria in 5 gare contro la Dinamo, con un pareggio e una sconfitta. 13 gol fatti in questo momento e 3 subiti. Cernat, poi Nesmacny, alla fine Leko, c'è Bagliocco su di lui, poi lavora bene questo pallone Kuzin riuscendo a servirlo verso Shatskik, e poi apre, in mezzo c'è solo Melashenko. Pev, uno contro uno con Moretti, cross di Pev, colpo di testa in grande sicurezza da parte di Tudor. Nedved che va a cercare subito Del Piero che provava lo stop a seguire, c'è il fallo però di Gavrancic e sarà calcio di punizione per la Juve. 4 al termine. Io vi ricordo al termine della gara, tutti coloro che vogliono ascoltare, seguiamo ancora però l'azione Nedved, pallone verso Trezeguet, è troppo profondo. Dicevo, per tutti coloro che vogliono ascoltare il parere dei protagonisti, Marcello Lippi e le interviste ovviamente qui da Delle Alpi, oltre a tutto quello che è successo sugli altri campi e ai collegamenti con la Corugna, l'appuntamento su Sportstream. Stiamo rivedendo, pallone troppo profondo, cercare Trezeguet, chi invece volesse vedere in maniera integrale la partita del Milan alla Corugna deve far altro che rimanere su Calcio Stream. Il rinvio da parte di Reva. Vi ricordo anche ovviamente l'appuntamento con il nostro super anticipo sabato sera Lazio-Milan, la partita di Nesta, dei due Inzaghi, una partita che dirà molto sulla qualità dei rossoneri e sulle possibilità della Lazio di Mancini in questa stagione. Possibilità ancora per Del Piero, in due a chiudere su di lui, allora il tocco è per Davids, c'è Nedved in posizione centrale, invece preferisce andare da Bagliocco, l'ex viterbese, e Perugia va da Moretti e poi Tudor, quindi Ferrara. Nedved, buona la pressione di Leko su di lui, pallone che termina in out, non riesce ad arrivarci Cernat, sarà rimessa laterale, inquadratura ancora per Cernat. Adesso non c'è più partita, Pierluigi, la Juve cercherà solamente di tenere possesso di palla, deve cercare di non farsi male, pensare anche al campionato. Attenzione a Camoranesi che va ancora avanti e va a prendersi il palo da parte di Leko, e qui ci potrebbe essere un altro cartellino, il direttore di gara probabilmente però risparmierà il centrocampista, stiamo rivedendo il fallo e c'è un'altra opportunità comunque per una conclusione diretta, vedo già Nedved, Del Piero, David sul punto di battuta, poi insomma una punizione fa gola soprattutto sul 5-0. Sì, che tra l'altro guarda, tu prima mi hai fatto notare che la Dinamo qui nel 97-98 se non sbaglio fece un pari, 1-1. Pareggiò 1-1 e poi perse in casa 4-1 con la tripletta di Super Pippo e un grandissimo gol di Del Piero. E allora vediamo Del Piero con il destro, la risposta di Reva, pallone in mezzo, non ci può arrivare Trezeguet, altro intervento di Reva e altra magia da parte di Alex Del Piero, pronti per una nuova rimessa laterale, c'era probabilmente una deviazione, qui la risposta da parte di Reva. Vediamo Camoranesi, cercava Thuram, ha trovato una deviazione, pallone che termina in out. Davvero amara la 50ª partita nella UEFA Champions League per la Dinamo Kiev, proprio quella di oggi. È l'11ª squadra a raggiungere questo obiettivo, quello delle 50 partite da quando c'è stata la riforma della Coppa dei Campioni con conseguente cambio di nome. Bilancio sfavorevole per gli ucraini, 16 vittorie, 11 pareggi, 23 sconfitte.
per la Juve invece è la sesta vittoria con un pari nelle ultime sette gare interne in Champions. Trezeguet, il tocco per Bayoko, ancora Trezeguet, il suo possesso di palla è il sinistro di Trezeguet, che ha provato la conclusione a giro, pallone che è terminato largo, ma ci sono gli applausi del popolo bianconero per David Trezeguet. Stiamo rivedendo il suo problema per Reba qui, ancora dall'altra angolazione. A quello che fa piacere è che tutti i compagni lo cercano, Bayoko adesso gli ha fatto un 1-2 prima Davids, quindi evidentemente sono contenti anche loro se Trezeguet fa gol, un rientro importantissimo per la Juve che ha ritrovato un grande attaccante, un giocatore che è stato sempre determinante nella Juve, un attaccante, un signore attaccante che con Del Piero e Di Vaio secondo me faranno scintille quest'anno. Ancora due minuti. Quelli di recupero, pallone che poteva diventare molto interessante per Trezeguet, ha chiuso l'eco e sarà comunque ancora calcio d'angolo. La Juve sul 5-0 chiude l'attacco, credo basti questo per far capire come sono andate le cose stasera a Delle Alpi. In una serata davvero fredda ma che si è scaldata per le magie, per la grande fluidità di manovra della formazione bianconera. Nedved la battuta a cercare immancabilmente Trezeguet che poi non trova l'aggancio con il pallone. Peccato, eccolo qua, David Trezeguet, grande protagonista nella scorsa stagione, 24 reti lo scorso anno, 34 gare, 8 invece i gol in Champions League nelle 10 partite, è arrivato nel 2000, lui ha sempre avuto il vizio del gol, basti pensare che al Monaco in 92 gare ha realizzato 53 gol, più di uno ogni due partite, insomma questo è dato per... Sì, ma infatti io leggevo una statistica l'anno scorso che lui e Del Piero avevano fatto per la Juve il 75% dei gol che nessuna coppia in Italia aveva fatto quanto loro. Questa è la dimostrazione che quando c'è dei fuoriclassi e una squadra che riesce anche a farli giocare, questi giocatori sono fuoriclassi, riescono sempre a buttarla dentro. Tra l'altro quest'anno si sono ritrovati anche con un grandissimo acquisto come Di Vaio e allora io ritengo che ne vedremo delle belle. Eh sì, davvero grande abbondanza, soprattutto davanti per la Juve di quest'anno. Ancora 30 secondi al termine, perde questo pallone Nesmacni, che poi è intelligente a non commettere un fallo che gli poteva costare cartellino ed eventuale squalifica. C'è la gara contro il Feyenoord, che sarà a questo punto forse decisiva nel cammino agli ucraini. Attenzione ancora Del Piero, torna sul sinistro, c'è Nedved che poteva ricevere, invece il tocco è per Davids. Ultima azione per la Juve, qui non si capiscono Davids e Del Piero, arriva la chiusura, scade in questo momento il 92esimo, vediamo se c'è una possibilità per Gusin, se Stark lascerà giocare ancora per qualche istante a caccia di un possibile gol della bandiera. Formazione ucraina, cross profondo, troppo, completamente sbagliato da parte di Leko, si allunga la striscia di partite in Champions League con sconfitte, un solo gol realizzato nelle ultime quattro gare, sette sconfitte consecutive fuori casa, e quella di stasera è davvero pesante per la Dinamo Kiev che perde 5-0 e soprattutto nel secondo tempo fa una pessima figura, probabilmente però soprattutto per merito della Juve. Sì, per me la Dinamo si è trovata una grandissima Juve davanti, tra l'altro una Juve entusiasmante, una Juve che secondo me li ha massacrati in tutto e per tutto, sul gioco, nella condizione atletica, fisica, tra l'altro proprio nella manovra, sempre fluida, meccanismi, automatismi perfetti, gran voglia di giocare, una squadra stasera veramente entusiasmante, devastante, veramente una squadra molto molto forte. Partita davvero divertentissima anche da commentare, l'unico rischio che abbiamo potuto correre è stato quello di esagerare, di usare troppo le iperboli, ma con una Juve del genere non c'erano altre alternative.